Eccoci qua. Ho litigato con il mio computer. Eccoci qua, cominciamo ad avere le prime persone. Mi scuso del ritardo, ho litigato col computer, quindi purtroppo mi trovo a dover lavorare con il cellulare. Allora, vi ringrazio prima di tutto di trovarci qui. Ci troviamo in un periodo veramente poco piacevole della nostra storia, di conseguenza anch'io in qualche modo voglio, come dire, alleviare quelle che sono le pene di tutti coloro che si trovano a casa e facendo così anche darvi l'opportunità di conoscere un attimino quella che è la nostra regione, la regione Abruzzo, una regione che veramente ha dato tantissimo alla storia, ma che purtroppo non è molto conosciuta, non è conosciuta dai diciamo dai turisti, ma ancor meno o comunque non conosciuta bene anche da chi ci abita. Noi purtroppo l'Abruzzo lo conosciamo e diamo per scontato tante cose, in realtà ci sono tantissime curiosità che vale la pena andare a approfondire. Intanto ringrazio Alex che è qui con noi, Simona, Gianluca che comunque sono presenti a questa diretta. Quindi oggi noi cosa andiamo a conoscere, cosa andiamo a vedere? Oggi noi andiamo nel capoluogo di regione, quindi ci troviamo all'Aquila e di cosa vogliamo parlare? Andiamo a parlare del castello dell'Aquila. Il castello dell'Aquila, il forte cinquecentesco, che oggi come oggi possiamo dire che è un grandissimo vanto per tutta la città, perché lo consideriamo uno dei monumenti simbolo della città dell'Aquila. Ma in realtà, quanto noi sappiamo di questo monumento? Ma noi dobbiamo dire che il Castello dell'Aquila è un monumento che in realtà va a simboleggiare il rovesciamento delle fortune della città dell'Aquila. Perché se fino alla fine del 1400, quando si parlava dell'Aquila, quando si andava a menzionare il termine Aquila, si pensava a un territorio grandissimo che, pensate un pochettino, andava da Antrodoco fino alle Gole di Popoli. Con la costruzione del forte spagnolo, del forte cinquecentesco, in realtà andiamo a ridurre questa importanza, a ridurre questa portata e di conseguenza vediamo che la città, con la costruzione di questo forte, col nome Aquila, si considera solo ed esclusivamente quello che era
la città dell'Aquila all'interno della sua cinta muraria. Questo logicamente va a perdere importanza a quello che veniva considerato l'Aquila, dove tutti i cittadini avevano uguali diritti, uguali dignità, e dove vediamo che viene a restringersi la portata economica della città stessa. Voi allora adesso vi starete domandando: ma la città dell'Aquila allora era importante? Come si viveva allora? Ma di tutto questo ne parleremo in un altro momento, perché noi adesso andiamo a dare uno sguardo solo ed esclusivamente a quello che è appunto il castello dell'Aquila. Dobbiamo dire come prima cosa che il castello dell'Aquila già esisteva, ovvero non esisteva un castello, ma Ladislao d'Angiò all'inizio del 1400, quindi dopo che la città dell'Aquila era stata fondata, quando appunto da Federico II siamo passati agli Angioini con la famosa battaglia di Tagliacozzo, noi troviamo la figura di Ladislao d'Angiò che costruisce sulla Piazza Grande una torre in legno. La torre in legno che poi verrà distrutta con la morte dello stesso Ladislao, quindi verrà praticamente incendiata. Dobbiamo aspettare più di un secolo, quando ormai la politica italiana si trovava a vivere un periodo molto particolare, perché era un periodo in cui c'era un andirivieni di potenze su questo territorio. Quindi vediamo prima i francesi, quindi sotto gli Angioini, poi vediamo gli Aragonesi, quindi gli spagnoli, quindi vediamo una serie di andirivieni tra Spagna e Francia fino a quando Carlo V non decide di realizzare una grande opera, pensate un pochino, che è destinata a tenere a bada la città, il popolo aquilano. Quindi vediamo che co si comincia a fare una cernita su dove costruire questo castello, questa fortezza, questo forte, anche perché voi dovete pensare che all'epoca la città dell'Aquila era un centro molto ma molto importante. Importante perché? Perché si trovava sulla famosa Via degli Abruzzi. La Via degli Abruzzi era la via che collegava Firenze con Napoli. E non si trovava sulla costa, perché la costa allora era considerata insicura per via delle incursioni piratesche che venivano dal mare, per cui si sviluppava nell'entroterra, toccando determinati centri molto ma molto importanti. Qui in Abruzzo avevamo appunto la città dell'Aquila. Di conseguenza, il forte, oltre che a reprimere l'audacia degli aquilani, doveva anche fare da punto di vedetta su questa via degli Abruzzi. Il sito per realizzare il castello viene trovata nella parte più alta della città, a cavallo delle sue mura orientali, quindi a metà tra quella che era la parte interna della cinta muraria e quella che invece era la parte esterna. La prima data più importante che noi abbiamo è quella del 1529,
quando vengono fatte stimare, quindi monetizzare, valutare quelle che erano le case e le chiese da dover abbattere per costruire il forte. Una volta abbattute le chiese e le case, in realtà i lavori del forte vanno velocemente, quindi il forte è stato costruito velocemente. Una volta iniziata la costruzione del forte, vengono tagliati tutti gli alberi che si trovava in prossimità della costruzione di questo forte per procurarsi poi il terreno di pertinenza alla fortezza stessa. Logicamente agli aquilani non è stato chiesto solo questo come sacrificio, perché a questo vediamo che vengono sacrificate quelle che sono le campane della chiesa e del comune, quindi la campana della giustizia, la reatinella, la famosa reatinella, che praticamente gli aquilani erano riusciti a riprendersi dalla città di Rieti, dalla città appunto di Rieti alla quale avevano dato questo nome, e poi sul finire del 1550 vediamo che ci furono anche i campanili ad essere sacrificati in nome di questa fortezza. Quindi ci troviamo nel 1557. E il castello come fu costruito? Il castello fu costruito con le pietre, delle case e delle chiese che erano state distrutte. Le spese? Le spese erano tutte a carico della città. Pensate un pochettino che nel 1551, con un dispaccio, si decretò che la città doveva versare ancora 36.000 ducati per terminare il forte, più 1.000 ducati annui per il sostentamento dei soldati e delle guarnigioni che si trovavano all'interno del forte. Ma non era solo questo il problema economico legato appunto al forte, perché con la realizzazione del forte sono state deviate le condotte idriche proprio per adattarle a questa nuova realtà. L'acqua quindi perse vigore, cominciò a disperdersi. A quel punto il castellano obbligò un rinnovamento, una deviazione, una ristrutturazione di questa rete idrica, e la spesa, pensate un pochettino, fu addebitata sia agli ecclesiastici, ma anche agli operai. Gli operai, che la stragrande maggioranza erano operai lombardi, non è che lavorarono gratuitamente, ma quasi, perché furono costretti a lavorare a condizione di favore per la realizzazione di questa nuova rete idrica. Ma chi è che architettò tutto? Nel 1534 noi eravamo sotto il dominio degli spagnoli. Qui all'Aquila c'era il viceré spagnolo, Don Pedro da Toledo,
che conferì all'architetto militare Pirro Aloisio Escribarra il compito di realizzare questo forte. Pensate un pochettino che l'Escribar o l'Escrivà ha lasciato tantissimi scritti che sono conservati tutti all'interno di un archivio in cui venivano soprattutto effettuato delle richieste per ordine di fornitura. E pensate un pochettino che nel caso in cui i consiglieri ai quali veniva comandato questo ordine fornitura non avessero effettuato quest'ordine o comunque si fossero rifiutati di approvare quello che faceva, che richiedeva l'architetto, c'era una multa di 1.000 ducati. E cosa chiedeva l'architetto? Cosa chiedeva l'escrivano? La cosa più importante che lui richiedeva era la demolizione delle scale esterne delle abitazioni, nonché la demolizione dei portali delle case private, perché c'era bisogno di pietre per la fornitura, c'era bisogno di pietre per la costruzione di questo castello. Quindi questo ci dimostra come il castello è stato realizzato interamente con pietre, conci di pietre squadrate. Non solo. Ma questo forte ebbe un'importanza per quello che riguarda una pietra in particolare, cioè quella inserita sul portale d'ingresso del forte stesso, in cui veniva riportata l'iscrizione che diceva che era stato costruito per reprimere l'audacia degli aquilani, con una serie di simboli che riguardavano i vari viceré che si erano avvicendati nella realizzazione di questo forte, nonché i vari stemmi degli architetti che via via avevano seguito i lavori per la realizzazione del forte. Ormai ci troviamo nel 1554, quando vediamo che la parte strettamente militare, cioè quelli che sono i bastioni, nonché il fossato, nonché il terrapieno e quindi le cortine, erano già state ultimate. Mancava solamente la costruzione della parte interna del cortile. Nel frattempo era stata ultimata solamente la parte inerente l'ingresso del cortile stesso, cioè una volta oltrepassato il ponte levatoio, entrato all'interno della fortezza, vediamo appunto il cortile con il piano nobile. Se noi andiamo a vedere un attimino quelle che sono le misure del castello, ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte ad un'opera veramente grandiosa. Perché dico questo? Perché pensate un pochettino che le cortine hanno una lunghezza di 60 metri. Dalla punta del vertice di un bastione alla punta del vertice di un altro bastione passano la bellezza di 130 metri. Il fossato dal terrapieno ha
ha una profondità di 14 metri, una larghezza in media del fossato di 23 metri e la struttura dalla base del fossato ha un'altezza di 30 metri. 16 metri si trovano semplicemente al di fuori del terrapieno che circonda il forte stesso. Secondo antiche tradizioni, qualcuno nella sua pianta, perché il forte cinquecentesco ha quasi una pianta a stella, se la vogliamo chiamare così, nel senso che intorno ad un quadrato vengono ad appoggiarsi quattro bastioni che non sono bastioni quadrangolari, ma sono bastioni quasi romboidali. Sono bastioni romboidali che hanno una doppia lobatura. E qualcuno ha voluto vedere sia nelle sue misure che nella pianta del castello stesso un qualcosa che abbia a che fare con una simbologia biblica, simbologia cosmologica, addirittura teologica o astrologica. Quindi pensate un pochettino quante simbologie hanno voluto ravvedere all'interno di questo castello, di questa struttura. Quindi tutto il castello è realizzato in muratura a sacco, di cui abbiamo un'ampiezza di circa 10 metri alla base, che via via si riduce fino ad arrivare alla sommità delle cortine a solo 5 metri di profondità. Logicamente il castello ha una base a scarpa, per il semplice motivo che siamo ormai andati già nel periodo della polvere da sparo, e la polvere da sparo, nel momento in cui veniva lanciata verso un muro, doveva distruggere questo muro e l'avrebbe fatto se il castello o comunque la cinta muraria fosse stato perpendicolare al terreno. Invece, con forma a scarpa, la palla di cannone lanciata verso la muraglia in qualche modo sarebbe riuscita a scivolare via, a slittare via, in modo che non avrebbe creato problemi a tutta la struttura. Non solo, ma la struttura del castello era stata realizzata in modo tale che ogni pezzo di castello è un pezzo a sé. Voi mi direte, perché sicuramente molti di voi avranno visto il castello dell'Aquila ed ecco perché io ho fatto questa scelta, cioè quella di parlarvi del castello, perché tutti almeno una volta nella vita ci siete stati. Per chi invece è di fuori regione, sicuramente avrà avuto modo di vedere le foto del castello su dei libri. Sembra in realtà una struttura unica. Questo perché? Perché internamente è formato di più pezzi. Praticamente il castello è formato da 8 pezzi, le quattro cortine e quattro bastioni che vivono una vita a sé, unite esternamente da questa pietra che riveste tutto il castello, che è appunto una pietra dorata, e come già vi ho detto, sono dei conci squadrati che
che sono stati presi da una cava lì nei dintorni dell'Aquila e che dà l'impressione di un elemento completo, un elemento unico. Ma non sono solo queste le curiosità del castello. Pensate un pochettino che il castello, oltre ad avere un camminamento di ronda nella parte superiore, in realtà aveva un camminamento di ronda sotterraneo. Praticamente all'interno delle mura profondissime, perché vi ho detto che avevano una profondità di 10 metri, correva uno stretto corridoio che era stato realizzato come sistema di contromine. Voi pensate un pochettino che in antichità, per riuscire a sconfiggere, un castello, bisognava distruggere quelle che erano le sue cortine. Molto spesso per distruggere le cortine venivano scavati al di sotto di queste cortine delle buche dove venivano inserite delle mine che poi venivano fatte saltare. Quindi questo camminamento di ronda sotterraneo serviva proprio per ascoltare eventuali guastatori che andavano a scavare al di sotto delle cortine per minare le stesse. Non solo, questo camminamento sotterraneo aveva anche delle feritoie per prendere aria e aveva anche degli ampi spazi, soprattutto all'interno dei bastioni. Io vi ho detto che la struttura del forte, ogni elemento viveva per sé. La stessa cosa dicasi dei bastioni, ogni bastione aveva vita a sé, perché per via di una serie di condutture idriche era stato possibile convogliare l'acqua piovana. All'interno di vasche che si trovavano in questi bastioni, non solo, ogni bastione aveva la sua riserva di munizioni, le sue bocche di cannone e aveva l'opportunità di far uscire i vapori legati appunto allo scoppio di questi cannoni. Ogni bastione aveva la doppia lobatura. Allora, io adesso qui ho con me una foto del castello, non so se si vede bene, e qua potete vedere come i bastioni hanno una doppia lobatura. La doppia lobatura, nonché il fatto che il bastione fosse romboidale, permetteva ai soldati di colpire il nemico in qualsiasi punto esso si trovasse. Quindi non c'era possibilità di scampo per il nemico, perché il nemico veniva colpito dalle bocche di cannone, dalle doppie bocche di cannone che si trovavano lungo le lobature, dalle feritoie che si trovavano lungo le cortine e non poteva neanche nascondersi dietro i pilastri del ponte levatoio perché anch'essi erano romboidali. Non solo, nel caso in cui un nemico era riuscito ad oltrepassare il terrapieno, era riuscito ad entrare nel fossato che, pensate un pochettino, non è mai stato costruito, comunque non c'era nel progetto l'idea di riempire il fossato con l'acqua. E quindi fosse riuscito ad arrivare nei pressi delle cortine del forte, e lì c'era la cosa bella, perché alla base dei bastioni, per chi è stato al castello può darsi che l'abbia notato, c'erano delle piccole porticine, erano delle porticine che davano direttamente sul fossato, erano basse. Ma tutto era stato costruito affinché
il castello fosse una macchina da guerra a tutti gli effetti. Immaginate la situazione. Il nemico, in pieno giorno, riusciva ad arrivare alla base del castello. I soldati che si trovavano all'interno del castello, soprattutto le guardie per il camminamento di ronda sotterraneo, si posizionavano in punti strategici, ovvero dietro queste porticine. Il nemico che riusciva ad arrivare a queste porticine cercava di entrare dentro. Una volta che il nemico apriva questa porta, immaginate la situazione, all'interno il soldato vedeva la luce del sole, quindi vedeva perfettamente chi c'era fuori. Il nemico, aperta la porta, non sapeva cosa c'era dentro, perché lui veniva dalla luce e non sapeva e non vedeva nel buio dei sotterranei. Dietro questa porticina c'era quindi il soldato del forte pronto con un archibugio a far, tra virgolette, fuoco, a colpire il nemico che stava per entrare. Tenete conto che la porticina era talmente stretta che il nemico doveva entrarci uno alla volta. Quindi il primo nemico che entrava veniva colpito dall'archibugio del soldato che si trovava proprio dietro la porta. A quel punto, nel caso in cui fosse riuscito ad entrare il secondo nemico, posizionato nella parte superiore in una nicchia, c'era un secondo soldato del forte, anch'esso con l'archibugio pronto, con la sua freccia. Quindi nel momento in cui il secondo soldato entrava, il secondo nemico entrava all'interno di questo cunicolo buio, il soldato posizionato sulla nicchia, nella nicchia, scagliava la sua freccia. Logicamente il nemico cadeva ferito, ma in questo frangente il primo soldato aveva l'opportunità di ricaricare il suo archibugio. E via dicendo, per cui chiunque fosse riuscito ad accedere a queste porticine rimaneva comunque colpito da questi due soldati che vedendo benissimo quello che avveniva alla luce del sole, riusciva a colpire il nemico senza nessun problema. Cercando scampo sotto i piloni del ponte levatoio, e come vi ho detto, i piloni avevano un andamento romboidale, per cui il fuoco incrociato dei bastioni non davano scampo ai nemici che venivano tutti quanti colpiti. Il forte non è stato solo ed esclusivamente un forte legato diciamo alla guerra, quindi un forte militare, ma per tanto tempo è stato anche una prigione, soprattutto una prigione politica. Questo forte ospitava prigionieri politici. All'interno, pensate un pochettino, non tanto all'interno delle ampie stanze del forte, quanto all'interno di piccole nicchie che venivano ricavate tra quelle che erano le volte e i piani superiori. Questi prigionieri politici, poverini, avevano una vita non molto rosea, perché pensate un pochettino che le stalle del forte si trovavano nel piano inferiore, all'ingresso, e avevano diverse finestre che davano su questi ampi corridoi, ma logicamente l'odore
di questi cavalli, comunque della stalla, non era veramente un profumo e neanche a farla apposta le prigioni avevano le finestre che davano proprio su questi corridoi. Quindi pensate un pochettino cosa dovevano respirare i prigionieri dell'epoca. Ed ancora, pensate un pochettino che il ponte levatoio in realtà era stato realizzato prima in legno per tutta la distanza che c'era tra il terrapieno e il castello. Poi ci si è resi conto che era difficile, non era stabile, per cui si è pensato di realizzare solamente l'ultimo pezzo, cioè tra l'ultimo pilone e il castello, un ponte levatoio in legno. Noi tutto quello che vi sto dicendo adesso, noi l'abbiamo scoperto in epoche recenti. Perché nella storia non veniva menzionato ciò. Ma questo ponte levatoio, che pensate un pochettino, era talmente facile da utilizzare che bastava un semplice soldato, utilizzando degli ingranaggi, a sollevare o ad abbassare questo ponte, in realtà era un ponte un po' particolare. Perché? Perché vi ho detto, il forte era stato realizzato come elemento di guerra in tutto e per tutto. Di conseguenza, il nemico all'interno del forte non doveva entrarci per nessuna ragione. Il ponte levatoio, quindi, cosa faceva? Non dava accesso all'interno del castello, bensì il nemico che veniva a trovarsi sul ponte levatoio, nel momento in cui la sentinella andava a chiudere il ponte levatoio, non cadeva nel castello, ma andava a cadere in una stanza, in una botola che si trovava proprio sotto l'ingresso. E voi mi direte, ma tutto questo come l'abbiamo scoperto? Ma qualche anno fa, durante la ristrutturazione del castello, soprattutto la ristrutturazione dei sotterranei, praticamente siamo venuti a trovarci in una posizione in cui c'erano due sale con due ingressi differenti, ma avevano un intercapedine molto ma molto grande. Non si riusciva a capire per quale motivo tra una parete e l'altra ci passassero diversi metri, fino a quando non si è deciso di abbattere queste pareti e ci siamo trovati di fronte ad una situazione stranissima. Praticamente quelle due pareti non erano altro che, diciamo, racchiudevano il vano che si trovava al di sotto del ponte levatoio, in cui sono stati ritrovati degli scheletri. Quindi i nemici, una volta che il ponte veniva sollevato, scivolavano all'interno di questo vano e rimanevano là. Non avevano più opportunità di uscire, ecco perché noi li abbiamo ritrovati lì sotto ed ecco perché conosciamo diciamo, la motivazione per cui la città, per cui la fortezza dell'Aquila aveva questo ampio vano. Una cosa molto ma molto strana e molto ma molto importante ed unica. Logicamente, questa è la storia del forte nei tempi andati, ma piano piano il forte ha perso la sua importanza. Perché ha perso la sua importanza? Perché comunque c'era bisogno, di continuare, a costruire, come vi ho detto, era stato costruito solamente una parte all'interno del cortile.
erano terminati i tempi diciamo degli aragonesi. E di conseguenza vediamo che piano piano cominciano ad entrare all'interno dell'Europa delle nuove ideologie, sia per quello che riguarda le costruzioni militari, ma anche e soprattutto ideologie politiche. E quindi vediamo che il forte piano piano si evolve, quindi non è più un forte destinato solo ed esclusivamente ad usi militari, quindi destinato alla guerra, ma vediamo che diventa un forte, sì, militare, ma soprattutto una prigione politica, come già vi ho detto. E quando ad un certo punto ci troviamo di fronte agli austriaci, ormai siamo arrivati nel 1800, quindi ci troviamo gli austriaci che penetrano all'interno della penisola italiana, vediamo quindi Gioachino Murat che è costretto a ripiegare verso Napoli, gli austriaci arrivano all'Aquila. Arrivano all'Aquila e prendono il forte e lì ci lasciano una testimonianza unica, unica perché si trovano di fronte ad un forte ormai in completo abbandono, un forte in decadenza. Ormai i cannoni erano pochissimi perché la stragrande maggioranza dei cannoni era stata portata altrove, non c'erano più munizioni. Quindi i pochi cannoni non avevano neanche le munizioni da guerra, c'era poco personale, c'erano poche armi e il forte, oltre che prigione, era diventato il luogo in cui gli ufficiali e i sottufficiali con le loro mogli, le loro famiglie, i figli, la servitù, quindi diciamo il personale, vivevano all'interno di questa struttura, vivevano addirittura con pochi arnesi quotidiani e in una situazione in cui, nel caso in cui ci fosse stato un attacco nemico dall'esterno, correvano il rischio di rimanere senza acqua. Perché le condutture idriche del 1500 erano rimaste scoperte al di fuori del forte, per cui era facile che l'acqua potesse essere tagliata per non far raggiungere il forte stesso. Quindi gli abitanti all'interno del forte che pensavano di potersi salvare, in realtà sarebbero potuti restare vittima di se stessi perché senza approvvigionamento idrico. Pensate un pochino quanto ha subito il nostro forte se dopo l'unità d'Italia si pensò addirittura di volerlo demolire, vuoi per la sua decadenza, ma voi anche perché veniva considerato come residuo di vecchi domini, di domini di altre dinastie, per cui doveva in qualche modo essere distrutto. C'è voluta la parola di Vittorio Emanuele, che malgrado avesse incitato il popolo di Pescara a distruggere quello che era il forte della città, che era ancora divisa tra Castellammare Adriatico e Pescara, quindi questi due borghi di pescatori, semplicemente perché lui aveva ipotizzato ad una città o comunque a due paesi che in un modo o nell'altro avrebbero potuto contribuire ad un aumento economico della regione stessa, visto e considerato che si trovava sul mare, per la città dell'Aquila invece
Vittorio Emanuele si oppose, da un lato lo dobbiamo ringraziare, alla demolizione di questo castello. Logicamente, dall'Unità d'Italia dobbiamo aspettare quasi un secolo per vedere questo castello che cambia destinazione d'uso. Dobbiamo aspettare quasi un secolo per vedere questo castello che diventa centro culturale. Quindi pensate, fino al 1940 noi abbiamo il castello che ancora ha sede militare. E solo nel 1951 diventerà un centro culturale, perché sarà nel 1951 che verrà realizzato all'interno di questo castello quello che diventerà poi il Museo Nazionale d'Abruzzo. Sarà sempre intorno al 1951 che vediamo che all'interno del castello viene inserito il famoso dunque, mi sfugge il nome, l'Elephant Meridionalis, quindi quel famoso fossile gigantesco che aveva una lunghezza tra la punta della sua zanna alla punta della sua coda di circa 6 metri per un'altezza di oltre 3 metri. Ed ancora dobbiamo aspettare sempre quella data per cominciare a vedere che una parte del castello viene adibita addirittura da auditorium, quindi uno dei primi elementi del teatro dell'Aquila, ed ancora oggi come oggi vediamo che vengono trasferiti all'interno del castello tutti gli uffici della sovrintendenza. Purtroppo, con il terremoto del 2009, vediamo che il castello ha subito diversi danni. Non tanto danni alle strutture murarie, più antiche, quanto danni a quelle che sono le sopraelevazioni. Vedete, nella parte alta del castello sono state sopraelevate delle strutture che all'epoca del museo ospitavano quello che era la parte dell'arte contemporanea d'Abruzzo. E che purtroppo con questo terremoto è stata spostata in altri luoghi, quindi si stanno ancora facendo delle ristrutturazioni, si stanno facendo dei consolidamenti e dobbiamo aspettare che il castello ritorni ad essere un centro di cultura importante e ci auguriamo che al più presto questo possa avvenire, perché anche se il castello ha segnato la sfortuna della città dell'Aquila nel XVI secolo, per noi oggi è comunque un punto di orgoglio, un punto importante, è sicuramente un centro di cultura che dobbiamo difendere a tutti i costi. Io con oggi ho terminato questa diretta. Spero che vi siano state delle notizie interessanti per chi magari già lo conosce, o magari anche per chi abbia intenzione nel momento in cui si riapre il tutto a fare un salto in questo castello che vale la pena ad andare a visitare, e soprattutto quello che io vi consiglio ardentemente è di attendere con ansia, come dire,
con veemenza quello che sarà l'apertura del castello stesso per andare a fare un'escursione a quelli che sono i sotterranei del castello. Ne vale la pena. Vale la pena andare a fare un sopralluogo per capire effettivamente come era stato costruito questo castello. Quindi io con oggi ho terminato, ringrazio tutti coloro che sono stati ad ascoltarmi, tutti coloro che di qua e di là sono entrati e usciti da questa diretta. Ringrazio Alex che è stato presente per tutto il periodo e la stessa cosa anche Simona. E in qualsiasi caso vi aspetto dopodomani. Pensate un po' dopo domani, quindi giovedì pomeriggio, sempre alle 16, sperando di non litigare un'altra volta col computer, perché questa volta andiamo ad incontrare uno dei personaggi che hanno contribuito a fare la storia della nostra regione. Voi non ci crederete, ma anche noi abbiamo personaggi importanti e anche noi nel nostro piccolo abbiamo contribuito a fare la storia d'Italia. Grazie a tutti e arrivederci a giovedì pomeriggio.